amici telespettatori bentrovati eccoci come sempre ogni settimana puntuali come sempre in condominio uh, noi abbiamo questo appuntamento che ormai è diventato sicuramente anche per voi molto importante, non fosse altro perché parliamo delle argomentazioni più diffuse in assoluto cioè quello che succede all'interno di un condominio e che viviamo tutti o quasi tutti allora, sempre con il presidente Pellitteri, presidente Lunai Sicilia, bentrovato grazie, buonasera e con il nostro avvocato illegale dell'UNES Sicilia che è Giancarlo Sciottino, ben trovato avvocato. Anche a voi grazie. Allora, gli argomenti che oggi tratteremo sono tra i più richiesti in assoluto perché sembra, sembra insomma, che tutti noi sappiamo che cos'è un'assemblea condominiale, ma quali sono le regole, come deve funzionare, quali sono i dettagli poi di una mh, buona... Eh, assemblea eh, condominiale insomma non tutti noi li conosciamo almeno io sicuramente no poi se qualcuno di voi già li sa bene altrimenti aggiorniamoci perché ci sono pure delle nuove disposizioni insomma le leggi continuano a muoversi e meno male e poi parleremo attenzione di un altro argomento molto interessante che è la raccolta differenziata condominiale attenzione alle responsabilità di chi non fa raccolta differenziata potrebbe ricadere sul condomino che non è eh, diciamo di quelli precisi che fa la raccolta, no, oppure ricade su tutto il condominio, questo ce lo dirà l'avvocato Sciortino. Andiamo intanto con eh, cercare di capire bene finalmente dopo anni e secoli e secoli di condomini che cos'è un'assemblea eh, condominiale. Sì. Anche perché diamo tutto per scontato, ma è stato un nostro ascoltatore che ci ha chiesto proprio di parlare dell'Assemblea di condominio. Ah, è un Beh. qualcosa che interessa sempre. Beh. Partiamo dal, dal significato dell'Assemblea. Cosa serve l'Assemblea di Condominio? L'Assemblea di condominio è l'organo, l'altro organo, perché uno è l'amministratore che è l'organo esecutivo, mentre l'Assemblea di condominio è l'organo deliberante del condominio, quindi è l'organo che ha più potere in assoluto nel condominio. Perché lui quale decide, quindi è l'insieme dei condomini che si riuniscono, si seguono attorno a un tavolo e decidono. Poi diciamo che l'amministratore è l'esecutore. È l'esecutore. Quindi andiamo a vedere quali tipi di assemblee ci sono, perché abbiamo l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria. Solitamente l'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno dall'amministratore e, e così come stabilisce l'articolo 1135 del codice civile, l'assemblea eh, delibera e decide sugli argomenti ordinari che sono la riconferma dell'amministratore, le cose più basilari, mm. eh, l'approvazione del rendiconto dell'anno trascorso, l'approvazione del preventivo di spese per l'anno eh, successivo e poi quelle che sono ehm, le spese straordinarie di notevole entità oppure le innovazioni che deciderà l'Assemblea. L'assemblea in che modo si convoca? Si convoca per mezzo dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione viene fatto solitamente dall'amministratore del condominio, però se l'amministratore è inadempiente ma soprattutto se c'è una necessità rilevata da alcuni condomini anche i condomini possono chiedere all'amministratore di convocare l'assemblea quindi comunque colui, quale convoca colui che convoca l'assemblea è l'amministratore del condominio attraverso quali strumenti mi viene subito da, da chiedere sì, l'articolo allora, 66 mm. delle disposizioni di attuazione del codice civile dà la possibilità a, ad, ad almeno due condomini che rappresentano un sesto dei millesimi di chiedere all'amministratore del condominio di convocare un'assemblea con i punti all'ordine del giorno che metteranno loro nella richiesta. Se l'amministratore non provvede entro dieci giorni, allora poi i condomini si possono autoconvocare. Ma comunque inizialmente la richiesta viene fatta sempre all'amministratore, indirizzata all'amministratore. Se l'amministratore è in allora esce fuori l'autoconvocazione. Andiamo a vedere invece quali sono gli elementi che deve contenere la convocazione all'assemblea, perché... Ehm, sì, Ci riuniamo, facciamo l'assemblea, la cosa sembra semplice, però poi nascono tutti i problemi quando non vengono rispettati quegli elementi essenziali. E qui cosa comporta? Le norme che regolano. Comporta che il condomino dissenziente, il condomino che è assente e quindi non è stato convocato, ha la facoltà di impugnare il verbale, quindi poi ci sono spese a carico del condominio che mm. si rivalgono mm. poi sull'amministratore se ha sbagliato eh, a fare la convocazione, ad esempio. Quindi la convocazione dell'assemblea deve contenere i giorni. Dell'assemblea, quindi indicare i giorni, il giorno, la data della prima convocazione con l'orario e il luogo, stesso discorso per la seconda convocazione, giorno, orario e luogo. I punti all'ordine del giorno che sono fondamentali, quindi scrivere il più chiaro possibile quali sono gli argomenti da trattare, anche perché. Eh, in base agli argomenti, bisogna fornire la documentazione prima ai condomini in modo tale che arrivino in assemblea con eh, le idee chiare di cosa si deve andare a discutere. Se, per esempio, all'ordine del giorno c'è l'approvazione del rendiconto, il rendiconto va fornito prima ai condomini in modo tale che possano esaminarlo, cioè, se hanno cose da chiedere all'amministratore. Quindi, all'atto della convocazione, sì, insomma, bisogna fornire certo, il bilancio, fornire del... quello che è. Mm. ma attraverso quali, quali mezzi di comunicazione? O partecipanti cioè, si, si, uh, allora, il la convocazione è fogliettino in portineria oppure adesso ci sono delle nuove no. disposizioni? Allora, la riforma del condominio, la legge 220 del 2012 che è entrata in vigore il 13 giugno del 2013, 18 giugno del 2013, cosa ha stabilito? Ha stabilito le modalità di convocazione, quindi l'avviso di convocazione scritto su foglio scritto firmato dall'amministratore deve essere recapitato ai condomini mediante raccomandata a mano. Raccomandata postale, posta elettronica certificata oppure il fax. Non, non contempla altri metodi di consegna. Quindi quegli amministratori che mettono soltanto la convocazione appesa in portineria, cosa che succede molto spesso e devo dire nella stragrande maggioranza, non sono valide. No. Può servire soltanto come promemoria per evitare mm. che lo dimentichino magari passando alla portineria. Vedono. Sai che una volta io ho scoperto un mio vicino di casa che strappava la comunicazione della cosa perché lui già era amoroso uh, sì. e quindi la strappava apposta? Eh, è capitato anche a voi, sicuramente. Chissà quante volte strappano una cosa, ma puoi... ah, guardi che c'è l'assemblea. E eh, che me lo deve dire a sì. me che c'è l'assemblea? così Un altro elemento importante per l'assemblea è la data entro il quale deve essere eh, recapitata l'avviso la, di convocazione la ecco. legge dice entro i 5 giorni liberi dalla data della prima convocazione i cinque giorni partono dalla data in cui il giorno in cui si riceve o la convocazione o l'avviso di giacenza non mm. da quando io faccio la raccomandata o la lascio all'ufficio postale mm. perché magari l'ufficio postale da quando è stata ricevuta da quando è stata consegnata o tentata la consegna da, okay. quel punto, da quella data partono 5 giorni liberi, poi ci sarà la prima convocazione e la seconda convocazione che deve tenersi in un giorno successivo alla prima mm -hmm. e comunque entro 10 giorni. Okay. Non si può fare la mattina la prima convocazione, lo stesso giorno la seconda convocazione, assolutamente no anche se poi ovviamente ma nella stragrande maggioranza invece prima ora adesso la, la legge 220 è stata più precisa su questo quindi mm. dico chi lo fa sa che sta facendo una cosa sbagliata è mm. vietata dalla legge e di solito si faceva un orario ci mettevano alle 17 prima convocazione alle 21 alle 21 secondo me ora questo non, non si, si può fare non, si, può fare più. Eh? non, si, non si poteva non fare nemmeno prima però adesso la legge è chiara e lo dice espressamente no. che non si può fare. Quindi si può fare eh, il giorno più dal giorno successivo e per un massimo di 10 Die giorni di distanza dalla prima. Dieci, In dieci. realtà la, la legge 220, è, è, diversamente da prima. E permette anche di fare più convocazioni, cioè io li convoco oggi, siccome abbiamo argomenti eh, da trattare che impegnano tanto tempo, allora se non si finisce oggi di trattare questo argomento, si prosegue per i giorni successivi e si indicano le altre date. quindi unica È convocazione come in Parlamento può... la stessa cosa, no? che le, 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 le mozioni di legge vengono portate di giorno in giorno. Da quello che vedo in televisione, il Parlamento è differente perché fanno tutt'altro. che <ride> sì, In effetti, è bene. allora. E ritorniamo Scusa, a... Ma se non si raggiunge neanche due giorni, ci sarà un limite, no? Perché questi non si mettono d'accordo no, su una cosa soltanto... dura una settimana. Se no, se vabbè, no. bisogna metterlo comunque le date quando eh, si prosegue, non poi si va alla votazione. Casomai, e dice oppure che... poi si farà un'altra convocazione. Okay. Eh, a proposito della convocazione. Eh, stavo dicendo che a eh, mai è una, una prassi consolidata che si tiene sempre conto della seconda convocazione, anche perché i quorum sono notevolmente abbassati. Andiamo a vedere l'assemblea. Quindi, una volta convocata l'assemblea ci siamo riuniti per, per deliberare quello che abbiamo posto all'ordine del giorno. Cioè. Intanto stabiliamo i quorum. I quorum si suddividono eh, in due parti, il quorum dei presenti, quindi per capire se l'assemblea è regolarmente convocata, il cosiddetto quorum costitutivo, e poi il quorum deliberativo. In prima convocazione il quorum eh, sia costitutivo che deliberativo è alto, per costituirsi l'assemblea eh, deve contare almeno il, i, la maggioranza dei eh, condomini in totale e i due terzi del valore dell'edificio. Mm. La maggioranza vuol dire 50% più 1? Eh, vuol dire 50% più 1, okay. mentre per quanto riguarda ehm, eh, la seconda convocazione basta un terzo dei condomini e un terzo dei millesimi. Mm. Quindi già è notevolmente più abbassato il quorum, e, mh, in prima convocazione per poter deliberare quindi. Parliamo non di innovazioni o di eh, delibere che richiedono, richiedono un quorum più elevato. Un quorum normale occorrono la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno 500 millesimi. Ora facciamo dei casi pratici così ci capiamo meglio. Mentre in seconda convocazione occorre sempre la maggioranza dei presenti in assemblea, ma era la maggioranza di un terzo, non più della metà, e almeno un terzo dei millesimi. Se noi prendiamo come esempio un condominio composto da 12 condomini, quindi 12 proprietari, in prima convocazione per essere costituita l'assemblea occorrono 8 condomini su 12, quindi i due terzi, che rappresentano almeno 666 millesimi. Poi per poter deliberare occorrono la maggioranza di quelli presenti, quindi la maggioranza la metà più 1 di 8 significa 4 più 1, 5 presenti, che rappresentano almeno 500 millesimi. Mm. Mentre in seconda convocazione, considerando sempre il condominio di 12 persone, bastano 4 condomini. Nei presenti che rappresentano un terzo dei millesimi, quindi 333. Per poter deliberare, occorre la maggioranza di quei quattro: quindi la metà più 1, 2 più 1, 3, quindi tre persone con 333 millesimi. Quindi, come abbiamo visto, è quasi la metà rispetto alla prima convocazione. Uh -huh. Una volta eh, stabilito il quorum dei presenti e quindi è constatata la validità dell'assemblea, viene nominato un presidente tra i condomini o tra i presenti in quella. In quella seduta, perché per assurdo il Presidente lo può fare anche una terza persona che non ha niente a che vedere col condominio, ma si trova a passare dall'androne condominale. Ci vuole fare il Presidente, lo può anche fare, perché l'Assemblea non stabilisce chi debba fare il Presidente. Anche perché il Presidente dovrebbe avere una posizione assolutamente. Allora, eh? Il Presidente deve gestire l'Assemblea, però comunque è colui che è il è responsabile delle, delle delibere dell'Assemblea, perché per esempio il Presidente. Per, per Firma il Presidente e Segretario, solitamente si fanno firmare anche i presenti o chi, chi vuole, o chi fa delle dichiarazioni a verbali, quelli si fanno firmare sempre. Però il Presidente deve constatare che effettivamente tutti i condomini sono stati per esempio invitati all'Assemblea regolarmente avvisati e quindi ha delle responsabilità. Il Presidente stabilisce anche se la delibera è stata eh, approvata oppure no, quindi calcolare anche le, le percentuali e quindi forme deliberative. Mentre invece il, eh, il segretario viene scelto o dal presidente o lo fa solitamente l'amministratore perché è più abituato a scrivere. Mm. Delle delibere assembleari si sì, trascrive eh, nel registro dei verbali quello che si stabilisce con le determinate votazioni. Solitamente si allora, Se ci abbiamo ancora tanto altro, perché capisco che questa mm. presentazione quella è quella, no, eh, altrimenti mm. ci fermiamo per la pausa e poi torniamo. No, no, abbiamo finito. Dobbiamo soltanto dire che eh, per quanto riguarda le deliberazioni, bisogna stare attenti a cosa si trascrive perché poi il verbale va notificato agli assenti che hanno 30 giorni di tempo per impugnarlo. Beh. Quindi si può anche impugnare tutto quello sì, che dico. si è deciso. La materia è, è molto ampia su questo, mm. però noi ci, ci accendiamo ah. Vabbè, l'abbiamo presentata per, per grandi linee, ancora ci sono dei punti, ma se voi a casa avete che ne so, qualcosa da chiedere a proposito dell'assemblea condominiale, voi fatelo scrivendo sempre gli indirizzi che vedete in sovraimpressione che passo eh, da qui eh, alla fine della trasmissione. Tra poco torniamo per parlare di raccolta differenziata condominiale. Attenzione perché ci sono delle cose molto interessanti che dovete sapere, soprattutto per cercare di evitare delle multe salate, molto salate. Restate con noi, torniamo tra poco. Sono la vostra Fata Luna. Vi aspetto tutti i giorni su canale 90 CTS alle 7.30 del mattino e alle 17. Ciao bimbi, non mancate! Il fascino del legno, la forza della ceramica. Al mercatone della ceramica. Lasciati sedurre dai nostri prezzi. Gres porcellanato effetto legno, disponibile in varie misure a partire da 8,90 al metro quadro. Inoltre una vasta scelta di ceramiche ed accessori bagno. Scegli il bagno che fa per te, a partire da 499 euro. Mercatone della ceramica, tanti punti vendita, una convenienza unica. Pipe sostiene le attività a favore delle persone con lesioni al midollo spinale e vi invita sabato 6 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera alla partita della vita il quadrangolare di calcio con la Nazionale Attori, la Nazionale Medici e le squadre Football Club Antimafia e la rappresentativa regionale della Polizia Municipale. Il ricavato sarà devoluto alla Federazione delle Associazioni Italiane ParaTetra Pregigi Sicilia. Per prenotazione biglietti e informazioni visitate il sito partitadellavita.it o chiamate allo 0932-080-227. 6 maggio ore 20, stadio Renzo Barbera. La partita della vita. Giochiamo insieme. Per loro. Allora, dicevamo a telecamere Spente ci sono problemi insomma, di diversa natura, per esempio il Palermo che va male, il Catani che va male, insomma, tutte le squadre di calcio il che vanno male. Va male, il Trapani che va male, insomma, tutte le squadre siciliane che vanno male, stavamo discutendo più o meno insomma, di situazioni che stanno portando al fallimento le nostre squadre, ma di problemi più seri ce ne sono. Per esempio in condominio dovete sapere che la raccolta è differenziata, non è proprio una robina da nulla. Dici, ma se faccio bene, metto nella plastica la plastica, se metto nella carta la carta, se metto l'indifferenziato, se metto l'umido, come si chiama? L'umido? L'organico. Oh, L'organico, esatto, non mi veniva la parola organico. Allora, Avvocato, ci apra questo argomento relativo alla raccolta differenziata. Innanzitutto vi ringrazio sempre per la cortese. Per il cortese invito, probabilmente la lacromia della mia cravatta, della eh mia scrivania. Eh sì, music, e lei è venuto aveva, in rosso nero qui oggi. Insomma. Aveva ispirato queste, eh. questi ragionamenti. Bene, l'argomento. Devo che... salutare gli amici di Cagliari che ci hanno regalato questa sconfitta in casa. Ci associamo. No, è una cosa mia personale. Insomma, <ride> i colleghi di Isola, insomma, è bellina questa cosa qua. Ci associamo io Sono molto arrabbiato quindi. Sono... La, la questione eh, che vogliamo affrontare questo pomeriggio nasce ancora una volta da un'esperienza diretta. E in settimana un amministratore condominiale, esattamente eh, operante nel territorio di Bagheria, mi ha posto eh, questo problema. La questione in soldoni è semplicissima. Molti comuni, tra cui anche Palermo, hanno ormai avviato la eh, raccolta differenziata dei rifiuti. Ora è ovvio che la raccolta differenziata, se operata nei confronti delle singole abitazioni private, non dà problemi di, di sorta perché si tratta, poi si tramuta in un semplice porta a porta. Ma cosa accade invece quando viene eh, prefigurata in un ente condominiale? Bene, mi è stato esattamente domandato questo, eh, posto che i controlli della Polizia Municipale, dei vigili urbani, quando se non direttamente dell'ente dell eh, incaricato eh, della movimentazione sì. e eh, del conferimento di questi rifiuti, dovesse accertare una eh, errata applicazione delle disposizioni regolamentari comunali, cosa succede? Nell'eventualità in cui il condominio venisse sanzionato economicamente con una sanzione pecuniaria amministrativa, come gli amministratori dovranno ripartire il relativo costo? È ipotizzabile sanzionare e colpire individualmente il singolo condomino o il gruppo di singoli condomini che sappiamo con certezza essere si è responsabili, riuscito, ecco, a Con certezza, a meno che non abbiano cercato dentro il sacchetto alla monnizza. Perché mi sembra un po' improbabile che Do uno butta il sacchetto dell'organico nella carta e gli scrive: Salve, sono stato io. Dobbiamo avviare delle <ride> indagini mirate per verificare. <ride> Bene. Però eh, a, volte, una... a volte si trova magari l'estratto conto o qualcosa di posta che è arrivato ecco. che gettano cazzo eh, eh, mica sono che... scemo io, eh, è che permette... io metto io l'estratto conto, è che nella cosa, io faccio tutta la munnizia, e poi non gli metto le carte con il mio nome. Dati sensibili, dai quali potono. Potrebbe... Ma, sono io, comunque, hanno certo. pensato che sono io quello che. È quella fine. Eh, posta così la questione allora, invita anche alla battuta No, io sorriso, ho, No, ma è, no, ma era tanto per sorridere, però anche per dire è quasi impossibile trovare il eh, colpevole, no? In linea teorica potrebbe essere possibile. Mm. Bene, ma, Nel eh, caso succeda questa e sia stata spiccata una multa, una sanzione, cosa accade? Bene, dicevo, l'argomento è interessante perché consente un po' di spaziare in termini molto semplici e di pochi minuti eh, sul concetto di autodichia condominiale termine molto complicato, di origine greca, Scusi che in di... realtà autodichia sostanzialmente autodichia. significa giurisdizione domestica. Ah, in pratica, siamo... il condominio ha o no la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori a carico dei condomini? Bene, ragioniamo su questo principio. Eh, il condominio, eh, l'amministratore condominiale che mi ha, fatto, mi ha posto la questione... Mi dice, eh, caro avvocato, in questo, nel condominio Alfa non c'è un servizio di portineria, non ho quindi un portiere cui eventualmente delegare la movimentazione serale dei bidoni. Per cui i bidoni con la, loro, con la distinzione umido, e eh, come ormai le nostre massaie hanno bene imparato a fare, secondo anche il calendario, eh, viene operato direttamente dalla ditta, che la mattina è incaricata del ritiro. Eh, di, questi, di, 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 di ciò che viene conferito. Può capitare che gli addetti eh, al ritiro eh, rifiutino. Di ritirare il sacchetto perché abbiano accertato, abbiano verificato che il contenuto non sia conforme a quanto invece indicato nel, nel catalogo settimanale della cioè. differenziata. Allora, magari il sabato, il comune di Palermo ha stabilito che c'è il ritiro de dell'umido, e invece io trovo eh, nei contenitori la plastica. Eh, la plastica. Bene, in questo caso può anche capitare che per qualche volta il comune, a Bagheria capita spesso, inserisca e applichi una, eh, un bel adesivo eh, attaccato al sacchetto, sacchetto rifiutato, non conferito, perché non conforme alle, pre, alle diciamo, disposizioni regolamentari. Di esatto. Ma dopo un paio di volte eh, si può anche arrivare all'irrogazione di una sanzione amministrativa. Palermo, so che, che ne sono stati sì, fatti sì, molte sì, tanti. Sì. Ora è ovvio che la sanzione sarà diretta all'amministratore condominiale: è ovvio. Eh certo, se non sai chi è stato. È stato. Quindi cosa deve fare questo caro amministratore che mi ha chiesto? Non ci tiene sulle spine, chi è che paga? Sta e allora multa? la risposta, dicevo, ci induce a parlare della giurisdizione eh. domestica, questo era il ecco. concetto fondamentale. In realtà la risposta, ahimè, è semplice giuridicamente e negativa per i nostri amici condomini. Perché? Eh, in assenza appunto di un'autonoma giurisdizione domestica. Il condominio non ha una potestà sanzionatoria nei confronti dei singoli condomini, per cui le eventuali somme che l'ente condominiale dovrà sborsare a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, se non quando anche in termini di maggiori oneri economici derivanti dalla necessità eh, magari della ditta che abbiamo, a cui abbiamo dato l'appalto per la movimentazione dei bidoni ecco tutte queste spese dovranno essere ripartite dall'amministratore condominiale secondo quanto dettato all'articolo 1123 del codice civile, ecco. cioè fra tutti, tutti i, condomini, i condomini quindi se ce n'è uno che non rispetta la, la raccolta differenziata tutti paghiamo la multa, questa è la morale insomma questa è la conclusione di quello che ci spiega l'avvocato. C'è una scappatoia. scappatoia, se possiamo e questo era poi il suggerimento che ho dato all'amministratore eh, condominiale perché, se è vero come è vero, come abbiamo appena eh, riferito, che l'amministratore per legge non può addossare il peso di questa sanzione al singolo responsabile, ammesso che questi poi si sia fatto avanti, abbia riconosciuto l'addebito mm. o ci sia stata una sentenza, magari Ma la giudica. Quindi, anche se, è eh, se, se si è trovato. Mm. Se si è trovato. O si è pentito. Perché o in assemblea condominale è stato lui stesso a riconoscerlo. Sì mi pare un'ipotesi peregrina. Sì. O quantomeno il condominio o altri singoli condomini abbiano promosso un'azione giudiziale davanti al giudice di pace. E quindi, in base a una sentenza, si sia effettivamente verificato e dimostrato che il singolo condominio cario sia stato responsabile eh, eh, dell'emissione de, della sanzione pecuniaria amministrativa, in quel caso l'amministratore potrebbe, dietro un passaggio assembleare, appioppare al singolo condominio responsabile questa sanzione. Un'unica possibilità ci sarebbe. C'è una norma del codice civile che viola questo concetto di giurisdizione domestica, l'articolo 70 delle disposizioni attuative al Codice Civile, il quale prevede che l'assemblea condominiale possa appioppare, con una maggioranza del 1136 secondo comma, al singolo condomino una sanzione pecuniaria, da un minimo di 200 euro a un massimo di 800 euro in caso di recidiva. Ecco. Consiglio agli amministratori condominiali. Si potrebbe forse ipotizzare, visto che questa norma è rimasta lettera morta, non viene pressoché mai utilizzata perché l'amministratore condominale è sempre restio ad inimicarsi la compagina eh, condominiale, sì. è evidente: si potrebbe ipotizzare di inserire all'interno del regolamento condominiale una norma che, sfruttando il disposto dell'articolo 70 e le disposizioni attuative potesse prevedere la possibilità che l'assemblea, in rappresentanza dell'intero condominio, Possa sanzionare il singolo condomino per l'ipotesi di mancato rispetto alla normativa regolamentare comunale sulla raccolta differenziata. Ma è soltanto un consiglio. Allo Stato, in assenza di un riconoscimento formale unilaterale del condomino o di una sentenza, qualsiasi somma determinata a carico dell'ente condominiale dovrà essere pagata ah, da, da, da tutti i condomini. Ecco, brutta notizia, quindi ci ha dato l'Avvocato. E con questo siamo arrivati in conclusione, ma volevo anche sottolineare: è importante ma si può fare per esempio che uno mette la zona dove si butta una cosa una telecamera uh, o fa le fotografie? Sì. Ne abbiamo già parlato in materia di tutela della, Beh, della privacy, in condominio la risposta è positiva, perché in quel caso fare. la telecamera andrebbe a riprendere una parte comune. Ecco, cortico, quindi si può fare? Si, si può fare. fare, sì. Quindi, suggerimento, se volete evitare che qualche furbetto vi appioppi la multa sulla raccolta differenziata, mettete una bella telecamerina, oppure ogni tanto scendete nel cortile dove ci sono i cassonetti e scattate delle foto a quelli che ti chiamano. Questo è un po' il problema. Va bene, grazie Presidente Pellizzeri, grazie Avvocato Sciortino, grazie a voi per aver seguito anche per questa settimana il nostro approfondimento in condominio. Eh, continuate a scrivere, a richiederci le problematiche che eh, si evincono dalle assemblee, eh, oggi ne abbiamo parlato, dalle assemblee condominiali e noi saremo ben felici di dare le risposte, visto che abbiamo gli specialisti in studio. Grazie a tutti, ci rivediamo come sempre la prossima settimana, sempre allo stesso orario, sempre su questa emittente. Buon proseguimento d'ascolto.